anche le caramelle che ci davano le maestre. La quarantena è brutta perché non vedo i nonni. Il lato positivo della didattica a distanza è di fare scuola da casa con i nostri genitori a 360 gradi. Durante la quarantena mi sono stancato tanto con i compiti, però è stato bello stare insieme con i compagni e le maestre. Durante la quarantena ho aiutato a papà a sistemare il giardino e mandarmi a fare le piantine. Ciao! Questa quarantena mi è piaciuta tanto perché siamo andati tante volte a prendere il cagnolino di mia nonna, che si chiama Mia, e abbiamo giocato tanto 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 insieme. In questa quarantena mi manca il contatto con gli amici e con la natura, però anche un po' mi piace stare a casa, perché sto con i miei genitori che prima stavano spesso fuori per il lavoro. Uno dei lati negativi della didattica a distanza è che purtroppo la propria casa non è un luogo dove si apprende come la scuola, perché siamo più esposti a distrazioni. A volte mi sento solo, ma aspetto le video lezioni per stare con i miei compagni e le mie maestre adorate. Ho sempre tante cose da dire. Ma anche se preferisco la scuola, grazie al tablet siamo riusciti ad andare avanti. Una bella video lezione, posso finalmente giocare con i miei cagnolini e poi andare a caccia di lucertole. Non ho trovato una lucertola, ma ho trovato una gallina. Questa è Clara. Mi piace continuare la scuola anche se non ci posso andare e anche a volte mi mancano anche le piccole cose tipo la ricreazione, a volte ne urla delle maestre e una cosa certa però che non mi manca proprio è alzarmi presto. L'orario, cavolo, è tardi in casa, non prende. Mi prende o no? No, arriviamo. Posso prendermi la video lezione? Adesso ce la segniamo. Perfetto, qui potrei. Sì. Ciao maestra! Sono arrivato! Durante la quarantena, con la didattica a distanza, ho conosciuto Pollock, un pittore fantastico, e mi sono divertita a imitare la sua arte. Mancassero i miei amici e il
risultati negativi del fare lezione a casa è che dopo un po' i genitori e soprattutto le mamme iniziano a dire: fai i compiti, studia quello che ti ha assegnato la maestra. In questa quarantena ho scoperto che si può fare il campeggio